Il benvenuto alla nostra manifestazione. Vi ringrazio per la partecipazione. Grazie. Sono emozionata perché per me è il primo anno di servizio in questo bellissimo istituto e i miei ringraziamenti vengono prima per me stessa, per come mi avete accolto, avete saputo accogliermi e per come il mio staff, i miei docenti, i miei ragazzi hanno risposto a tutte le proposte che sono state fatte durante l'anno scolastico. È la festa di fine anno scolastico anche. Per molti ragazzi è l'inizio, cioè si daranno l'esame, ed è l'inizio del futuro, di quello che li aspetta. A questo proposito devo dire che questa festa è una festa che unisce il passato, il presente e il futuro. Ci sono un sacco di ex studenti e ci sono tanti ex dirigenti della scuola che ci hanno onorato della loro presenza. Anche i figli di ex dirigenti storici, a cui daremo poi un po' la parola per ricordare quello che è stato. Io però partirei dal futuro, perché i nostri ragazzi sono il futuro. E veramente, su di loro investiamo tutte le nostre aspettative. Io come dirigente, i docenti, le famiglie vorrebbero assicurare loro un bel futuro, il futuro che meritano. La nostra scuola, che è così particolare, è una scuola che professionalizza, riesce a dare delle opportunità ai ragazzi. Bisogna saperle cogliere, ragazzi. Bisogna sapersi formare bene per affrontare poi il mondo del lavoro e il futuro. E la nostra scuola si prepara ad affrontare un bellissimo futuro, di cui parleremo tra un po'. Però datemi il tempo di salutare tutte le autorità presenti, i sindaci del territorio che ci hanno onorato della loro presenza, tant'è che però alcuni di questi sindaci hanno nipoti e figli nel nostro istituto, quindi sono interessati a che il nostro istituto vada sempre più avanti. Allora, io per non dimenticare nessuno mi sono preso un appunto, così scusate se dimentico qualcuno, ma spero di no. Allora, andiamo in ordine di priorità. Abbiamo il nostro presidente della provincia, il dottor Mormile. Abbiamo il consigliere regionale, il consigliere regionale, giusto, in ordine di priorità, il dottor Montuoro, che ci onora della sua presenza, il presidente della provincia, il dottor Mormile. Poi abbiamo della provincia, che vi illustrerà il nuovo istituto, attenzione, perché abbiamo il team dei progettisti dell'Università della Calabria che ci illustreranno cosa avverrà di questo istituto tra un paio d'anni, si spera, sindaco, si spera, sì. Allora, ci sarà l'ingegnere Leone che interverrà della provincia, che si occupa dell'edilizia scolastica. Molti ragazzi lo conoscono perché quando abbiamo problemi a scuola ci rivolgiamo sempre a lui, insomma lui è sempre molto gentile a rispondere. E poi abbiamo il GAL con la presenza della dottoressa Sacco Maria Antonietta, che sostituisce, e non sostituisce perché è presente, insomma, per bene lei, il dottor Franco Esposito. E abbiamo tutti i sindaci, il sindaco padrone di casa, il sindaco Chiodo, che ci ospita e ci fornirà, insomma, ci illustrerà a breve cosa avverrà di noi. E abbiamo la sindaca Perri di Decollatura, dove ricadono anche gli altri cioè l'altro plesso dell'istituto, che è il liceo. E poi abbiamo il sindaco di Panettieri. Scusatemi che me li sono segnati, giuro che me li sono segnati. Il Salvatore Parrotta. Il vice sindaco di Carlopoli, il dottore Scalzo, Pino Scalzo. Poi abbiamo anche il vice sindaco di Cicala, il dottor Pino Scalzo, e poi abbiamo l'assessore Mancuso e il presidente del consiglio pettinato di Carlopoli, giusto? E abbiamo il collega, amico, carissimo sindaco Taverna di Bianchi, perché io ho insegnato tanti anni a Bianchi, quindi ho familiarità anche con quei luoghi che sono rimasti nel mio cuore. Io non mi dilungo, vi auguro una buona continuazione. Poi vorrei introdurre il passato e chiamerò poi chi di dovere successivamente. Per adesso lascio la parola al sindaco, che vi illustrerà. Come avete visto, abbiamo attrezzato subito una mega televisione per mostrarvi il futuro progetto dell'Istituto Agrario. Lascio la parola al sindaco, che dirà qualcosa, e poi saluteremo con calma
i presidi, i figli dei presidi e gli ex docenti e studenti dell'istituto. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono particolarmente lieto, particolarmente onorato di partecipare a questa iniziativa, perché quest'anno non è solo la fiera dell'agricoltura e dell'artigianato, che è un evento che è stato proposto anche in passato, ma oggi si festeggia il 50° anniversario dell'autonomia di questo istituto e dell'istituto professionale. Un istituto che è stato il primo istituto superiore del comprensorio del Reventino, che ha una storia, che si trova qui non per caso, perché c'è stato un uomo di questa terra, un uomo importante, il preside Pietro Fabiano, originario di Soveria, a cui va il nostro ricordo e la nostra riconoscenza. E questa scuola ha un nome e un cognome, ed è Pietro Fabiano. Non ce l'ha formalmente, credo che da un rapporto sinergico tra amministrazione comunale di Soveria Mannelli, dirigenza scolastica, amministrazione provinciale, credo che riusciremo a mettere anche questo tassello, perché è giusto che sia così, perché quando è nata questa scuola non era banale. Il primo istituto in una zona interna della Calabria, un istituto superiore, non era cosa da poco, ecco. Quindi, ed è stato un amico di questa scuola sempre. Quello che ha rappresentato questa scuola nel nostro territorio, ecco, lo dice la presenza di oggi, di tanti sindaci, alcuni magari hanno pure studiato qua, ma che testimoniano proprio l'interesse e il ruolo che ha avuto questo istituto nel nostro territorio. È stata un'occasione straordinaria di formazione dei nostri giovani, ed è stata anche una straordinaria pure opportunità di lavoro per tanti docenti che sono qui. Alcuni sono qui e oggi sono felicemente in pensione, altri sono in attività. Ci sarà modo ovviamente poi di dare la parola anche a loro, come ha annunciato la dottoressa Amendola, la dirigente scolastica, a cui va un mio ringraziamento particolare. Io l'ho detto anche in qualche altra occasione, la dottoressa Amendola è vulcanica, c'è solo da un anno, ma è come se ci fosse sempre stata. Ha portato un impegno e mette tanto cuore in quello che fa. Lo avete visto, noi che soprattutto con il sindaco di Decollatura siamo in rapporti costanti, insomma, ecco, voglio dare veramente atto anche a nome suo, ritengo, di interpretare veramente il sentimento comune per i nostri giovani, per quello che fa per questa terra, per questo territorio. Questa occasione, come si diceva, lega il passato, come ha detto lei, con il futuro, che è quello che più ci interessa. E io voglio ringraziare qui l'amministrazione provinciale di Catanzaro, che è presente con il suo presidente Amedeo Mormile e con il vicepresidente. Anche questo non è banale, questa presenza loro qui oggi è molto significativa. E devo dire che quando le istituzioni collaborano si riescono a raggiungere risultati importanti. Noi, in un rapporto di collaborazione, in un momento difficile anche della vita amministrativa sia del comune di Soveria Mannelli, che è un comune in dissesto, che dell'amministrazione provinciale, che si trova nelle stesse condizioni, quindi con tutte le difficoltà, senza ufficio, comunque con uffici carenti, siamo riusciti ad agganciare, collaborando, mettendo a disposizione carte trovate in maniera così anche estemporanea, e partecipare al bando per i fondi del PNRR per le scuole. Pensate, 216 scuole in tutta Italia, ecco, due si trovano a Soveria Mannelli su 216, una soprattutto perché quella del comune, diciamo, è una piccola scuola, è la scuola di Colla, ma l'istituto professionale, che è stato l'unico intervento della provincia di Catanzaro peraltro, e anche per questo li ringraziamo, perché hanno concentrato quelle poche risorse che c'erano proprio su questo impegno, che prevede la demolizione e ricostruzione di questo istituto per un finanziamento di oltre 4 milioni di euro, 4 milioni e 70, quindi un impegno importante.
ci sarà modo ecco, di illustrarlo, perché è bene che si sappia qual è il futuro di questa scuola, che si dovrà necessariamente realizzare come tutte le opere finanziate con i fondi del PNRR entro il 2026, quindi non sono date ipotetiche o discutibili, che poi magari li vedremo fra 10 anni. Ed ecco perché i nostri ragazzi, quelli che frequentano le scuole, diciamo ancora le scuole medie, possono essere interessati. Quindi questo legame tra la storia di questa scuola, il presente, quello che è con i docenti, il corpo docente, e la prospettiva futura di una scuola nuova, bellissima. Io non voglio dire niente, perché io quando l'ho vista, non vi nascondo, ho insistito perché si facessero, che si mandasse per video, no, perché mi sono emozionato, cioè conoscendo questa scuola com'era. Per la verità adesso, grazie all'impegno che c'è stato in questi anni, diciamo, è stata resa anche dignitosa. Ma la scuola che verrà è un'altra storia. Ecco, e immaginare che i nostri giovani possano avere una scuola all'altezza del resto del paese, ecco, è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. E devo dire che c'è stata anche una circostanza molto positiva, che è stato fatto un concorso nazionale per la progettazione preliminare di questa scuola, e l'ha vinta un'equipe di tecnici che sono qui presenti e che ringrazio per la loro presenza, per il loro interesse, dell'Università di Cosenza. Ecco, che credo anche di questo dobbiamo essere orgogliosi. Cioè è una Calabria diversa che può veramente essere artefice dei propri destini. Quindi io, in questo passaggio tra il passato e il futuro, vorrei dare la parola al presidente della provincia, che illustrerà il futuro, ma prima di lui darei la parola al consigliere regionale Antonio Montuoro, che è presidente della commissione bilancio della regione e che per impegni istituzionali si dovrà poi spostare, e quindi ecco, anche per la sua presenza esprimo la mia gratitudine ed interesse. Lui non è un estraneo a questo territorio, è di Marcellinara, quindi è come Marcellinara, il nostro sbocco sulle grandi arterie, con quella strada che non c'è, ma che io sono sicuro che anche grazie al suo impegno in qualche modo riusciremo a rimettere in moto, e con l'impegno del presidente della provincia, diciamo, cercheremo di portare questo territorio verso la strada dei due mari. Sono sicuro che ci dirà qualcosa anche su questo fronte. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Sindaco, un saluto a tutti voi, un saluto alle autorità presenti, al Presidente Mormile, al Vicepresidente Fragomele, ai tecnici della provincia, al dirigente scolastico che oggi ci ospita in questa bellissima location, a tutti i ragazzi, a tutti gli amministratori che sono presenti quest'oggi. Un momento importante di confronto, di attenzione verso quelle che sono due tematiche molto importanti per la nostra regione, l'agricoltura e l'artigianato, ma soprattutto per valorizzare quello che è il lavoro che fanno i nostri ragazzi all'interno dei nostri istituti scolastici. E quindi intanto io ringrazio lei, dottoressa, la dirigente scolastica e tutto il corpo docenti per averci invitato e averci reso partecipi di questo importante evento, e per quello che siete riusciti a realizzare. Io vi porto i saluti anche dell'assessore regionale Gianluca Gallo, assessore all'agricoltura, che purtroppo per impegni istituzionali precedentemente assunti oggi non è qui, ma che credetemi ci teneva tantissimo alla sua partecipazione. Stamattina mi ha chiamato e mi ha detto: mi raccomando, porti i miei saluti a tutti gli intervenuti, perché ci tenevo tantissimo ad essere presente. Vedete, io penso che poc'anzi il sindaco parlava di sinergia, che è quella che in questo momento, soprattutto in un momento storico di grande difficoltà che ha vissuto il nostro territorio e non solo, è fondamentale per cercare di valorizzare al massimo quelle che sono soprattutto le peculiarità della Calabria, quelle che sono le potenzialità dei nostri giovani, quelle che sono le potenzialità dei nostri istituti scolastici per l'importante offerta formativa che offrono al territorio. Un territorio
molto importante questo di Soveria Mannella e del suo comprensorio, che stiamo cercando insomma anche noi di intervenire in maniera concreta e di valorizzarlo per come merita. Oggi si parlerà anche di questo progetto approvato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che darà un nuovo look insomma a questo istituto e che devo dire che l'amministrazione provinciale sta facendo un lavoro veramente eccellente rispetto all'attenzione che sta riservando sulla quella che è una materia fondamentale che gestiscono gli enti intermedi, anche se sono stati un po' azzoppati da quella che è stata una riforma scellerata messa in campo nel 2014. Però diciamo che sono sicuro che grazie alla sinergia che si sta creando, che si è creata, che si sta intensificando sul territorio tra i nostri enti, riusciremo a dare alla Calabria le risposte che meritano. La Regione voleva far presente la sua vicinanza rispetto a quella che è l'attenzione verso i territori, verso gli istituti scolastici e verso quella che è un'interlocuzione continua, costante, che si ha anche con i sindaci e con tutti i soggetti che sono interessati a quella che deve essere una filiera istituzionale che va verso la stessa direzione. Abbiamo anche i rappresentanti del GAL che svolgono veramente un ruolo molto importante, soprattutto per quanto riguarda la tematica dell'agricoltura. Ma al di là di ciò, io penso che oggi l'applauso più scrosciante e i complimenti più grandi vanno ai nostri ragazzi, che sono riusciti ad organizzare questo importante evento, che ci hanno messo passione, ci hanno messo impegno, ci hanno messo cuore, ci hanno messo volontà, proprio perché vogliono dimostrare quelle che sono le loro grandi capacità. E noi, dal lato nostro, da rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di cercare di migliorare questa nostra meravigliosa terra e di lasciar loro una Calabria più accogliente, una Calabria migliore, una Calabria che riesca a far venire fuori le loro potenzialità. I nostri giovani devono restare nella nostra regione e dare una mano alle istituzioni a cercare di migliorarla in tutte quelle che sono le sue sfaccettature. Io ci tenevo tantissimo a portare il mio saluto e vi chiedo scusa in anticipo, ma dovrò andare via per impegni istituzionali a Reggio Calabria, ma ci tenevamo appunto a mostrare tutta la nostra vicinanza come amministrazione regionale. È sicuramente un'interlocuzione che non deve essere solamente testimonianza di un incontro, ma deve essere un'interlocuzione continua, costante, tra le varie istituzioni per cercare di migliorare sempre di più quella che è l'offerta formativa che abbiamo sui nostri territori. Io vi ringrazio ancora, ringrazio tutti gli amministratori presenti, grazie ancora alla nostra dirigente scolastica, e siamo sicuri che insieme, grazie a questa sinergia, grazie a questa bella collaborazione e questo bel rapporto che si è creato, faremo tante e tante ancora belle cose per un territorio che merita di essere sempre di più valorizzato. Grazie, e grazie ancora ai nostri ragazzi. Allora, buongiorno a tutti. Parto io doverosamente dai saluti. Intanto ai padroni di casa, al sindaco di Soveria Mannelli, Michele Chiodo, alla dirigente scolastica che ci ospitano in questa bellissima occasione. Tutti gli amministratori, che vedo tantissimi delle comunità vicine, i sindaci, gli amministratori, Cicala, Carlopoli, Decollatura, il sindaco di Bianchi, perdonatemi se dimentico qualcuno, perché poi il legame della provincia con le proprie municipalità, con i propri rappresentanti è forte, e lo è ancora più forte con le aree interne, soprattutto quando queste aree interne soffrono quelli che sono i problemi che quotidianamente viviamo in tutte le nostre realtà, particolarmente accentuate magari, come discutevamo prima con la sindaca di Decollatura, da situazioni contingenti, ma che nonostante tutto riescono a esprimere tessuti produttivi, sociali di alta qualità. E la politica a questo deve essere capace di fare fronte, deve essere capace di dare risultati, deve essere al vostro fianco. Vedete, questa è una bellissima, intanto complimenti, si festeggia, è una festa. 50 anni di radicamento sul territorio di un'istituzione scolastica importante, legata a un tessuto produttivo importante come l'agricoltura, capace di esprimere professionalità importanti, capace di dare un futuro ai nostri giovani, capace di avvicinarli a quelli che poi sono le nostre realtà sui territori che vanno sviluppate. Quindi qui l'attenzione è duplice, è molteplice. Io ho visto l'entusiasmo con cui
Il sindaco Michele Chiodo parlava di questo istituto scolastico, della sua storia, da dove nasce, dove è arrivato, dove vuole andare. Ecco, questa sinergia che è sentita, che è forte, che è amore, che è attaccamento sul territorio, che è amore a questi giovani che sono stati in grado con la dirigente, con il corpo docente di realizzare questo bellissimo evento di rappresentazione delle nostre ricchezze, delle nostre realtà, del nostro tessuto produttivo, sta lì a significare che la strada è questa, ma va seguita e va rafforzata. Le difficoltà ci sono, ce le abbiamo, vero sindaci? Ce le abbiamo e sono tante, ma noi non ci scoraggiamo, perché questa realtà noi le viviamo. Siamo qui perché viviamo questi territori, viviamo sulla nostra pelle queste difficoltà, viviamo sulla pelle quelli che sono i nostri figli, i nostri nipoti, che hanno poi le difficoltà di avvicinarsi al mondo del lavoro, che hanno le difficoltà di avere delle formazioni che siano all'altezza delle aspettative. Voi questo lo fate, noi qui oggi siamo qui a cercare di garantire questo. Prima si parlava di questa, che questa festa appunto ci accompagna a un bellissimo evento. Io sono venuto qua oggi con il nostro dirigente dell'edilizia scolastica, che è l'ingegnere Antonio Leone, accompagnato da un pool di tecnici che sono i vincitori di un concorso PNRR a livello nazionale, tra quella che era un'idea progettuale di realizzare il nuovo istituto agrario che sorgerà qui a Decollatura. È un evento importante, perché l'attenzione all'area interna significa anche questo: capacità di programmare, capacità di vedere lontano, capacità di leggere il territorio, capacità di dare risposte. Siamo stati anche immediatamente attenzionati rispetto alle necessità. In questo voglio rassicurare quelle che magari sono state delle improvvide ansie che sono circolate riguardo quelli che potevano essere possibili ritardi, magari veicolati da chi forse ricopre incarichi istituzionali importanti, ma che probabilmente gli enti locali non li conosce e non li vive, e quindi non sa quali sono le dinamiche, non sa quali sono anche le responsabilità che avvertiamo nel momento in cui dobbiamo dare seguito. Quindi nessun ritardo, nulla si perde. Oggi siamo qui appunto con coloro che sono stati vincitori di questo concorso nazionale, coloro che seguiranno, perché il progetto è stato già validato nei giorni scorsi dall'amministrazione provinciale, incaricati in quella continuità che dà appunto valore alla volontà di raggiungere l'obiettivo, a un intervento di qualità che è stato letto in questi termini e premiato dal Ministero, e oggi questi progettisti vi illustreranno quello che sarà il futuro di questo istituto scolastico, un futuro che ci auguriamo, con un intervento consistente di 4 milioni di euro, e che dalla consegna dei lavori dovrebbe essere completato nei 15 mesi. Noi questi tempi li abbiamo accorciati, premiamo la qualità, premiamo anche la necessità di raggiungere l'obiettivo. Ecco perché abbiamo voluto fortemente questa continuità, ecco perché chi aveva queste ansie trova invece dall'altra parte amministratori che non sanno di magari accentellinare clientelismo, ma individuare appunto quella qualità, perché voi ci credete qualità e noi dobbiamo dare qualità, e quindi le risposte arrivano in questi termini. Seguirete a breve gli interventi dei tecnici dell'amministrazione provinciale, i tecnici incaricati, che vi parleranno di questo bellissimo istituto scolastico. Da parte mia vi ringrazio, ne approfitto vedendo la sindaca di Decollatura, dicendo anche che siamo sulla stessa falsariga per quanto riguarda un altro importante intervento di edilizia scolastica che riguarderà l'Istituto Costanzo, la palestra scolastica, un intervento per 700.000 euro che vede tempi anche essi abbastanza celeri in termini di approvazione del progetto esecutivo entro il 31 agosto 2023 e conseguentemente appalto. Anche su questo, sindaco, siamo assolutamente in linea e siamo veramente contenti di poter dire questo, perché riuscire a realizzare delle infrastrutture che siano al servizio della formazione scolastica è determinante, e quando lo sono per le aree interne è ancora di più una soddisfazione che ci fa capire che forse un minimo riusciamo ad essere all'altezza della fiducia che voi amministratori ci avete dato. Quindi grazie, complimenti ancora, e non lo so, a questo punto chiamerei l'ingegnere Leone, che comincerà tecnicamente a parlarvi. Io non mi avventuro solo perché sono, direi, assolutamente magari delle cavolate, invece i loro interventi saranno assolutamente puntuali e professionali. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Allora, ben poco posso aggiungere rispetto all'intervento del Presidente, ma mi atterrò solo ad aspetti tecnici che
sui quali non posso dire che saranno veramente all'altezza. Direi una scuola veramente innovativa in tutti gli aspetti che questo territorio naturalmente deve in ogni caso cercare di avere, perché allo stato attuale le strutture che noi abbiamo non dico che siano fatiscenti, perché l'intervento di demolizione e ricostruzione è successivo a un adeguamento della normativa antisismica che ci impone a noi amministrazioni di adeguare gli edifici dal punto di vista sismico all'ultima normativa, che è l'NTC 2018, e in questa occasione praticamente si notava che effettivamente l'edificio in essere, per quanto costruito con una normativa antisismica antecedente e rispondente a una normativa antecedente, non consentiva un adeguamento, un semplice adeguamento strutturale dell'edificio scolastico, sicché praticamente a questo punto si è valutata l'opportunità di procedere direttamente a una demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico, che comunque sarà e avverrà in più fasi senza interrompere l'attività didattica, e questo è una cosa pregevolissima in considerazione delle ristrettezze economiche che l'ente provincia in questo momento si trova. In ogni caso, noi continueremo nella nostra azione di manutenzione che correntemente noi assicuriamo all'edificio scolastico, per quanto possiamo fare al massimo per quello che ci richiede le normative vigenti, e faremo di tutto per cercare di portare a termine questa nuova occasione che ci sia stata prospettata, anche se i tempi sono abbastanza ristretti, e proprio per questo ci sarà bisogno della collaborazione un pochino di tutte, anche delle parti istituzionali e non, in maniera tale che effettivamente si raggiunga l'obiettivo primario dell'aggiudicazione dei lavori dentro il 20 settembre 2023. Non vorrei aggiungere altro, se no perché vorrei che fossero direttamente i progettisti a rappresentare la loro idea progettuale, che noi abbiamo accolto positiva, perché è un intervento che si pone degli obiettivi così alti e non può essere che meritevole della nostra attenzione. E quindi vedrete, avremo delle occasioni per costruire un edificio scolastico che sia, aderente a tutti i criteri, che siano essi ambientali, siano essi di inserimento del territorio, di collaborazione con il territorio stesso, di crescita anche extrascolastica. E quindi penso sia una bella iniziativa che io personalmente cercherò di portare avanti in tutti i modi. Ok? E ci terrei che venisse la dottoressa Lucente, che è il capogruppo del progetto, insieme con i suoi collaboratori che costituiscono un RTP di progettazione, compreso il nostro progettista locale di Soveria Mannelli, a cui richiederemo maggiori responsabilità. Ok, passo a voi adesso. Okay. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, mi sposto, mi metto qui, ecco, così. Veramente devo dire che è un'emozione essere qui, ma per varie ragioni. Noi siamo risultati vincitori di un concorso nazionale, come è stato detto, e vedrete adesso anche la portata di questo concorso che ha riguardato tutto il territorio nazionale. La cosa che mi emoziona è poter testimoniare come questa terra, attraverso tutte le sue forze, ha voluto affrontare questa sfida fino in fondo.
in maniera assolutamente anche contraria agli stereotipi che vorrebbero invece una Calabria arretrata, ritrosa, pavida. E invece veramente posso testimoniare che di aver avuto veramente un riscontro assolutamente felice da parte delle amministrazioni e dei tecnici, contrariamente a quello che a livello nazionale ci si aspettava. E questo è un bando nazionale. Io sono una docente dell'Università della Calabria e insegno progettazione architettonica. E vorrei anche poi presentare il resto del gruppo, che è composto da giovani, come vedete, e tutti ingegneri architetti laureati nella nostra università, dottori di ricerca, docenti a contratto, e quindi l'emozione deriva anche dal fatto che il gruppo sia composto da giovani del nostro territorio, uno dei quali per pura combinazione è anche del territorio di Soveria Mannelli. E quindi questo concorso ha visto impegnati molti miei colleghi a livello nazionale per varie aree. Io ho incontrato alcuni di questi colleghi in varie occasioni tipiche dei nostri confronti disciplinari e ovunque ho avvertito l'ansia derivante dal fatto che si temeva che questi progetti non avrebbero avuto l'esito che invece in questa terra, in questo luogo avranno. Proprio perché un certo ritardo accusato per via di questioni ovviamente politiche, governative, inevitabili probabilmente quando ci sono degli avvicendamenti, sembravano orientare le scelte verso attuazioni che avrebbero snaturato i progetti, perché l'esperienza anche degli amministratori lo conferma, il sistema del cosiddetto appalto integrato è un sistema che non tutela sempre fino in fondo la qualità del progetto, perlomeno la sua originaria attesa qualità. Queste amministrazioni, questi tecnici, lo posso testimoniare direttamente, hanno veramente dimostrato il contrario, andando in controtendenza. Io vengo adesso da incontri a Roma, sono stata a Napoli, insomma, per varie ragioni, e ho detto: guardate, da noi il progetto si fa. Si fa perché è stato validato. È stato validato, tra l'altro, con un tempo assolutamente apprezzabile, già che oggi noi possiamo presentarlo. Non avremmo potuto presentarlo se non ci fosse stato questo impegno fattivo da parte delle amministrazioni e dei tecnici, tra l'altro. Quindi veramente l'emozione deriva da questo poter testimoniare questa positività, questo dialogo aperto, proficuo, fattivo, che sicuramente parte da una grande passione per il nostro territorio, i nostri territori, e che quindi trova espressione in azioni anche coraggiose come queste. Coraggiose nel dire: c'è un tempo breve che dobbiamo consentire, garantire, e lo garantiremo, ognuno per la parte che gli compete. Altra emozione, appunto, la gioventù della composizione. Qui vedete, per iniziare a vedere le immagini, intanto il concorso di progettazione prevede 212 aree di progetti sparse in tutto il territorio d'Italia. Le linee guida di progettazione sono state redatte da architetti famosi, i cui nomi si conoscono: Boeri, Cucinella, Renzo Piano, Cino Zucchi. Quindi veramente i criteri di valutazione erano elevati: qualità architettonica delle soluzioni tecniche e tecnologiche, funzionalità e flessibilità, sicurezza e aspetti antisismici, sostenibilità ambientale ed economica, innovazione e qualità degli impianti, gestione del cantiere, accessibilità e fruibilità, sostenibilità economica, coerenza del cronoprogramma. Un concorso in due fasi: noi abbiamo vinto una prima fase con altri quattro gruppi e poi siamo stati selezionati come vincitori nel secondo gruppo, nel secondo grado. E noi abbiamo scelto Soveria Mannelli un po' perché volevamo lavorare su un territorio calabrese, e poi io personalmente avevo dei ricordi personali legati a questo territorio, che ho sempre considerato un territorio coraggioso, attivo, quindi. E devo dire che è stata veramente felice questa scelta, già che abbiamo potuto vincere. Questo concorso di progettazione aveva delle linee guida importanti, Scuola Futura, che prevedono 10 punti da cui viene fuori una visione di scuola completamente rinnovata, di qualità, a basso consumo dal punto di vista energetico, quindi con impatto minimo, sostenibile da vari punti di vista, economico, ma ambientale, eccetera. Una scuola aperta al territorio, questo è un aspetto molto importante che noi abbiamo curato davvero con attenzione. Una scuola fra dentro e fuori,
cioè in cui ogni spazio è importante, sia negli spazi interni che negli spazi esterni. Una scuola per apprendere meglio, quindi con spazi concepiti con modalità pedagogiche innovative, secondo concezioni pedagogiche innovative, una scuola per chi ci lavora, quindi anche come risorsa dell'azione educativa. Lo spazio in cui si educa è uno spazio che contribuisce all'azione educativa. Una scuola per i cinque sensi, quindi aperta, accessibile anche a tutti, a chiunque, anche ai portatori di disabilità. Una scuola attrezzata anche nel rapporto tra gli spazi e gli arredi, e una scuola connessa attraverso l'uso di tecnologie per l'apprendimento avanzate. La localizzazione dell'intervento la conoscete, parliamo del complesso della scuola preesistente, con la palestra che era stata oggetto appunto di interventi di recente, però la scheda tecnica di progetto sostanzialmente dimostrava che sarebbe stato più sarà più conveniente demolirla e ricostruirla che, piuttosto che non intervenire per adeguarla dal punto di vista sismico. Questi sono i dati della scheda tecnica di progetto che è stata appunto redatta dalla provincia. Quindi il primo merito della parte amministrativa e tecnica è quella di aver intercettato i fondi, e questo è il primo livello. Andiamo avanti. Qui iniziate a vedere alcune immagini del progetto, del nostro progetto. Inizio col dire che noi abbiamo scelto una volumetria compatta con un'articolazione che adesso vi spiegherò, e con dei materiali che immaginano questi territori nelle sue varie stagioni. Siamo in una zona montana, c'è una grossa filiera di produzione del legno, c'è la richiesta alla sostenibilità, quindi il legno è diventato una scelta importante, con tecnologie a secco che ci consentono anche di ridurre i tempi di realizzazione dell'opera. È una scuola di montagna che si confronta con paesaggi invernali, anche innevati, e paesaggi estivi. Quindi i colori che intervengono sono l'argento, che è il bianco, che ricorda appunto il bianco dei manti innevati, e il verde, perché immaginiamo una parte di rame ossidato, una pietre locali come il granito silano, insomma, del territorio. E quindi il rapporto col territorio innanzitutto l'abbiamo messo a fuoco attraverso la scelta dei materiali, anche la volumetria, che sceglie questo sistema a capanna, proprio perché dobbiamo immaginare anche la possibilità di durante l'inverno di un adeguato smaltimento della neve e dell'acqua. Se torni un attimo prima, volevo far vedere sulla planimetria. Noi abbiamo scelto, poiché tra i volumi preesistenti c'era la serra, che è un bel volume, abbiamo scelto di immaginare un nucleo di tre volumi che dialogano tra di loro, di cui uno è il preesistente e la serra, e gli altri due sono i nuovi due corpi, perché nella scheda tecnica di progetto erano richiesti un certo numero di laboratori. Quindi abbiamo individuato un nucleo di laboratori in questa zona, pensando anche ad un uso che possa essere indipendente dal resto della struttura. Tutta la struttura è pensata per essere anche utilizzata per settori, anche indipendentemente, in maniera anche indipendente. Perché? Perché pensiamo a questa apertura al territorio. Una manifestazione come questa potrà in parte trovare spazio nella nuova scuola. La zona dei laboratori è esattamente prevista per questo, con la possibilità di aprirli al piano terra e quindi di accogliere fiere, attività di rapporto col territorio, perché la nuova idea della scuola contemporanea è quella di una scuola che funziona per 24 ore, nel senso che non è soltanto un presidio che durante l'arco del giorno funziona in determinati orari e poi smette di funzionare. È un servizio che deve essere aperto al territorio per poter accogliere anche attività negli orari extrascolastici. E la struttura in legno, qui la vedete, appunto, unità funzionali indipendenti, esattamente quello che dicevamo. La palestra è un'altra unità funzionale indipendente che ha un accesso autonomo e che potrà, poi vedrete c'è un rendering finale abbastanza suggestivo, si aprirà anche a funzioni aperte al territorio. E la struttura in legno ne parlerà poi Valentina Guagliardi, che è la nostra esperta di strutture a secco e in legno, dottore di ricerca in architettura tecnica
docente a contratto, invece Giuseppe Canestrino, che sta mandando le slide, è dottore di ricerca in composizione architettonica e urbana e anche lui docente a contratto, e come vedete tutti giovani, evviva. E quindi qui iniziate a vedere sicurezza della struttura. La struttura è compatta e regolare proprio per rispondere al meglio, è l'ingegnere Leone che a sua volta ha trascorsi di studioso ce lo può confermare, quindi struttura compatta e regolare, struttura portante a telaio e legno lamellare, una flessibilità d'uso riconfigurabile la scuola nell'arco della giornata e dell'anno in quanto composta da 4 unità autonome, come dicevo, l'apertura al territorio, quindi attività, l'apertura alle fiere e alle iniziative, dicevamo, la scelta dei materiali, di materiali coerenti con il paesaggio, con la tradizione del territorio e anche con il dialogo che l'edificio potrà stabilire attraverso le sue forme e i suoi colori con il paesaggio montano, sia con il verde del bosco che con il bianco della neve. Qui iniziate a vedere l'organizzazione interna. Poi questi disegni magari saranno poi, potranno essere a questo punto divulgati, addio, e quindi non entro troppo nel dettaglio, vai avanti. E qui iniziamo a vedere qualche rendering. Qui è l'ingresso della testata, da una testata, quindi qui per esempio è previsto un ingresso indipendente anche con un piccolo servizio bar laterale, questo è un corpo preesistente che viene inglobato perché c'è un grande spazio all'ingresso che è uno spazio flessibile che può essere destinato a varie funzioni anche per una didattica innovativa come vedremo, e quindi l'ingresso indipendente con una certa, con un punto nel quale può essere poi chiuso una sezione della scuola, consente anche l'uso di questo spazio per attività eventuali, per esempio anche per piccoli convegni, perché comunque ha una capienza questo spazio adeguato ad essere attrezzato come spazio per incontri e conferenze. Qui vediamo appunto il legno e questo zinco titanio color argento bianco, mentre questa massa è tutta bianca e qui abbiamo il legno. E con degli spazi esterni, vedete la scuola dentro e fuori, per la socializzazione degli studenti. Poi ci piace immaginare anche una grafica che speriamo di poter realizzare, in cui anche il lettering, anche l'insegna della scuola diventi parte dell'architettura. Questo sistema a pannelli è previsto per poter supportare poi i pannelli per le fiere espositive, per esempio, quindi tutto ciò che riguarda lo attacca a terra è pensato proprio per questa possibile osmosi. Una domanda. Guarda, allora ti rispondo subito. Il tetto a capanna che hai visto ricorda il timpano del tempio greco, quindi non ti sbagli, perché appunto la struttura a timpano proprio proviene esattamente dalla memoria dell'antica Grecia. E noi siamo in Magna Grecia, comunque, anche se siamo in territorio montano, la regione comunque è Magna Grecia. Allora andiamo avanti. Questa è la pianta. Allora vedete, al piano terra noi abbiamo l'ingresso che avete visto prima, al piano terra abbiamo la palestra, il piano che è leggermente seminterrato, come poi vedrete. Questo è l'ingresso dall'altra parte, vicino, dicevo, della serra e dei due nuovi laboratori. Un ingresso principale da qui, mentre il secondo ingresso è a questo livello, al piano superiore. E un primo nucleo prevede una sorta di agorà, l'abbiamo chiamata agorà, cioè una grande gradinata con un palcoscenico perché per le attività appunto performative, drammaturgiche, e anche per l'agorà, nel senso per il confronto tra gli studenti. Al di sotto di questo piano inclinato c'è un'area per l'apprendimento informale, quindi con questa nicchia curvilinea, con anche spazi, zone morbide, perché vedremo che nelle nuove appunto visioni degli spazi per l'apprendimento ci sono spazi di tipo diverso che si raccomanda di prevedere. I servizi, questa è la zona amministrativa con un primo grande laboratorio informatico. Lo spazio all'esterno è una gradinata che conduce alla palestra, che è la sua zona, la sua area tecnica, che poi vedremo in un rendering. Andando al piano di sopra, qui abbiamo l'ingresso che abbiamo visto dall'altro rendering, quindi perché i due rendering che abbiamo visto prima inquadravano i due ingressi, quindi si entra
in questo grande spazio che può essere anche riconfigurato per attività appunto convegnistiche. E poi le aule, il sistema delle aule, sono le 10 aule che erano state richieste per il numero degli studenti richiesti, aule per le quali è stato pensato un sistema flessibile di apertura per poter aggregare gli spazi, incamerare gli spazi anche del connettivo, che nelle visioni contemporanee sono previste come spazi per forme di apprendimento del tutto innovative, non più legate alle visioni tradizionali. E poi una scala che scende a livello sottostante, i servizi e i due laboratori, i due volumi dei laboratori annessi alla serra, di cui è riproposta la forma, sono sviluppati su due livelli, quindi abbiamo due livelli al piano di sotto e due laboratori al piano di sotto e due laboratori al piano di sopra, con un sistema di scale e ascensori indipendente, per ragione per cui sono accessibili a chiunque, anche a problema a chi dovesse avere difficoltà motorie, e possono essere adoperati indipendentemente grazie alla dotazione appunto sia di un piccolo servizio che di scale e collegamenti verticali autonome. Noi abbiamo immaginato anche questa grande vetrata d'ingresso trasparente, perché l'ingresso principale della scuola è da qui, come anche sistema per inquadrare questo spazio, che potrebbe essere uno spazio espositivo per attrezzature agricole di un tempo, di cui la scuola potrebbe essere in possesso, che potrebbero essere recuperate nel territorio e che potrebbero trovare collocazione qui appunto per attività anche espositive. Adesso qui vedete i prospetti, ci sono una serie di accorgimenti di carattere legati all'impiantistica, alla sostenibilità ambientale, di cui parlerà Piero Guido, anche lui dottore di ricerca di fisica tecnica, docente a contratto di Soveria Mannelli. E sono assenti del gruppo altri due senior come me, e sono il professore Natale Arcuri, che è professore di fisica tecnica, e il professore Paolo Piane, che è docente di organizzazione del cantiere. Quindi entrambi portano una grande professionalità al gruppo, e il professore Piane in particolare è anche un docente di scuola superiore di un istituto agrario, perciò ha contribuito anche lui con l'esperienza. E poi c'è un'altra giovane, che anche lei però è impegnata nella scuola, che si chiama Ida Recchia, dottoressa di ricerca anche lei, e ha dato un contributo non solo come progettista, perché è dottore di ricerca in composizione architettonica, ma anche come relativamente agli aspetti pedagogici, di cui è diventata esperta grazie anche al lavoro nella scuola. Vai avanti. Le sezioni, zoom un po' indietro. Le sezioni, ecco, non mi soffermo, il sistema delle aule con tutto un sistema di pannelli fotovoltaici, le geometrie rigorose, pulite ma armoniose come vedete. La sezione racconta anche un sistema che poi spiegherà meglio Piero come funziona anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Gli interni, un altro rendering. Questo è lo spazio dell'Agorà, quindi la grande gradinata che scende giù, che è un sistema di spalti più le scale per salire, dove appunto i ragazzi potranno intrattenersi, relazionarsi insieme, dove potranno essere appunto organizzate manifestazioni che richiedano uno spazio con questo tipo di conformazione. Qui c'è lo spazio connettivo, che è permeabile rispetto alle aule, nel senso che c'è questa idea di osmosi tra gli spazi. E qui c'è uno spazio invece per lo studio individuale, che è anche un altro tipo di spazio previsto, quindi con delle postazioni che possono anche essere realizzate come piccole nicchie individuali. Ah, aspetta un attimo solo, torno indietro. La nuova scuola è progettata secondo il modello INDIRE 1+4 e prevede quindi agorà collettiva, che è questa che avete visto, spazi di gruppo che possono essere questi, e di esplorazione, e che sono i laboratori esterni, gli spazi individuali come questi e quelli realizzati in quella nicchia curvilinea al di sotto del piano inclinato, e gli spazi informali che in particolare nella nicchia curvilinea sono state individuate come zone morbide, le cosiddette zone morbide per la lettura e lo studio. Io a questo punto passo la parola a Giuseppe, che partirà da questa palestra che noi amiamo molto e che speriamo possa trovare appunto realizzazione per come l'abbiamo immaginato. Buongiorno a tutti.
Aggiungo qualche parola sulla concezione della palestra. Noi abbiamo deciso di fare una palestra seminterrata in modo tale da non aumentare la superficie coperta dall'edificio, quindi per operare un risparmio del consumo del suolo. Quindi la palestra sarà posizionata sotto ad alcune delle aule. Però l'occasione di avere la palestra seminterrata ci ha permesso di progettare, diciamo, anche la visibilità dei piccoli eventi che potrebbero prendere spazio in questa palestra. Quindi la palestra possiede degli spalti sul lato, delle grandi aperture sull'altro lato, quindi c'è l'idea di poter visionare un evento sportivo, ma anche una presentazione, un altro tipo di evento, da diversi punti di vista. Per quanto riguarda invece la flessibilità pedagogica, noi abbiamo pensato a una tecnologia che permette di riconfigurare la scuola nel breve periodo come nel lungo periodo. Quindi parte delle pareti che dividono le aule sono delle pareti mobili che possono andarsi ad aprire, a impacchettarsi, in modo tale da avere delle operazioni come l'unione di due aule, ma anche l'apertura dell'aula verso i grandi spazi esterni, in modo tale da avere degli spazi per eventi ancora più grandi. Quindi una scuola come questa può ospitare diversi tipi di eventi, e la nostra nuova concezione di scuola offre diversi tipi di spazio per i diversi tipi di eventi. Qualche parola sulla sicurezza antincendio. Ovviamente la scuola deve essere un presidio di sicurezza, non solo dal punto di vista sismico, ma anche dal punto di vista della prevenzione incendi. Quindi la nostra strategia antincendio prevede la compartimentazione della scuola in diversi nuclei indipendenti, in modo tale che un eventuale incendio non si possa propagare verso le altre parti della scuola, ma soprattutto noi abbiamo previsto una certa abbondanza nelle vie di esodo della scuola. Quindi ovviamente dal piano terra possiamo raggiungere l'esterno da diverse posizioni, ma anche sul piano superiore abbiamo delle vie di fuga poste alle teste dell'edificio e poi due sfoghi centrali, in modo tale che possiamo raggiungere l'esterno in meno di 20 metri sostanzialmente da ogni punto dell'edificio. Io ora passerei la parola all'ingegnere Guagliardi, che ci espone la nostra concezione sulla messa in opera di questa scuola e quindi sul cantiere. Buongiorno a tutti. Anche il cantiere ha destato una particolare attenzione e cura nella progettazione, perché la nostra intenzione era quella di mantenere le attività scolastiche durante il periodo, e quindi questo ci ha consentito di organizzare il cantiere in più fasi. Come vedete sono suddivise in macrofasi, sono tre le nostre macrofasi, e quindi si parte proprio dallo sfruttare i giunti tecnici che ci sono all'interno della struttura e consentire la demolizione e quindi il proseguo negli altri plessi dell'attività, negli altri corpi, e poi proseguire così per tutti, in modo tale da diciamo gestire le 10 aule che devono essere attive nel periodo. E quindi qui con naturalmente i colori si evidenziano le fasi di demolizione e ricostruzione che si eseguiranno nei mesi previsti, e quindi si passa ai vari plessi fino a quello finale. Andiamo avanti. Per quanto riguarda diciamo la parte strutturale, vi è stato anticipato, a noi c'era stato richiesto, quindi la scheda di progetto prevedeva dei materiali sostenibili che avessero delle diciamo caratteristiche prestazionali anche dal punto di vista del raggiungimento di fattori energetici importanti, e quindi ci siamo rivolti a quello che è il materiale per eccellenza al momento, ossia il legno. Quindi abbiamo deciso di realizzare una struttura che ha una forma regolare, che poi si va ad inserire nel contesto. Già solo uno sguardo sul territorio ci fa capire come sia forte il legame comunque con legno, e la necessità anche di valorizzare alcune delle nostre essenze che ci sono sul territorio calabrese. E quindi si è scelto di fare una struttura portante in legno lamellare a trave e pilastri, che sarà completata da pareti intelaiate e da solaini Xlam. La tecnologia Xlam è innovativa negli ultimi anni perché ci consente questo materiale di ottenere dal punto di vista sismico delle ottime prestazioni,
e quindi abbiamo guardato sia un materiale sostenibile ma che al tempo stesso ci consentisse, diciamo, di ottenere resistenza al fuoco, resistenza sismica, diciamo tutte eccezioni molto importanti per una scuola soprattutto. E poi naturalmente non indifferente è il cronoprogramma, il fatto di ricorrere a una costruzione in legno, che è una costruzione a secco, ci consente di ridurre molto il tempo del cantiere e quindi, insieme alle scelte fatte precedentemente di continuare con l'attività didattica, questo materiale ben si presta ad ottenere quello che noi ci eravamo prefissati, e quindi in 15 mesi si dovrebbero svolgere tutte quelle che sono le fasi previste del cantiere. Naturalmente un breve accenno va fatto anche all'importo, cosa che è stata detta prima: l'importo dei lavori è 3 milioni di euro e l'importo totale a progetto era 4 milioni di euro, quindi giusto per darvi delle cifre perché comunque sono importanti. E poi passo la parola a Piero Bevilacqua che vi parlerà della parte energetica. Salve, buongiorno a tutti. Io non vi ruberò molto tempo, anche perché la parte degli impianti forse esteticamente non è così attraente come la parte architettonica, che è un lavoro che ritengo più che eccellente. Comunque, diciamo, il bando ministeriale poneva un vincolo molto serio: quello che l'edificio deve essere un edificio a energia quasi zero, non solo, deve essere almeno il 20% rispetto ad un edificio a energia quasi zero. Quindi raggiungere questi target così ambiziosi non si può pensare di agire solo sull'involucro, nel senso isolando termicamente col cappotto, mettendo impianti performanti, ma bisogna necessariamente avere degli impianti che contribuiscono a questo obiettivo. E questo è il principio chiave che ci ha portato comunque a definire un impianto che sfrutta fortemente le pompe di calore, quindi una tecnologia molto spinta, molto avanzata dalla comunità europea, che utilizza l'energia elettrica per poter fornire il calore, l'energia di cui ha bisogno l'edificio per il riscaldamento. E non solo, su caldo poi suggerimento comunque l'ingegner Leone che spinge molto su questa cosa, riformuleremo anche la parte degli impianti cercando di inserire un impianto geotermico, cioè di scambiare calore attraverso pannelli energetici con il terreno, facendo in modo di sottrarre questo calore al terreno e far lavorare la macchina con prestazioni molto più elevate, quindi con minore assorbimento di energia elettrica, ed aumentare in questo modo anche l'efficienza complessiva dell'impianto. Si prevedono anche poi l'utilizzo di diverse tipologie di terminali, nel senso soffitti radianti in alcune tipologie di stanze, soprattutto magari nelle aule e negli uffici, con vettori negli ambienti un po' più grandi, anche aerogeneratori nei locali un po' più grandi tipo la palestra o i laboratori. Non solo, l'impianto, come l'edificio, come diceva comunque la professoressa Lucente, è stato concepito con particolare anche attenzione agli aspetti legati alla ventilazione naturale. E in effetti è stato concepito proprio per permettere anche una ventilazione naturale attraverso le aperture dell'edificio stesso, quindi cercando di poter portare questo ricambio d'aria dell'edificio. Non solo, oltre a questo sarà installato anche un impianto di ventilazione meccanica. Avete visto dopo comunque la pandemia l'esigenza di avere comunque dei ricambi d'aria. E non solo, questo sistema di ricambio d'aria abbiamo previsto che sia intelligente, proprio per dare un qualcosina in più al progetto e farlo proprio un'eccellenza, in modo tale che il ricambio d'aria sia effettivamente legato al bisogno della singola aula, all'affollamento, alla presenza di anidride carbonica e di eventuali inquinanti, con un sistema intelligente che gestisca proprio l'apertura e la chiusura nelle varie stanze in accordo proprio a questi parametri che vengono misurati. E inoltre anche sull'illuminazione abbiamo lavorato molto. E prevedere un sistema di illuminazione anche qui intelligente, proprio per dare ulteriore contributo di eccellenza all'impianto, in modo tale che le luci si regolino in maniera automatica in base alla luce esterna, e quindi prevedere così ulteriore risparmio energetico anche nel sistema di illuminazione. E non so se possiamo andare avanti. Qui si porta sì il discorso della ventilazione meccanica, come vi accennavo è stato predisposto un po' il ricambio d'aria in tutte le stanze, sia al piano di sotto che al piano di sopra, come dicevo, facendo in modo che questo impianto possa attivare i singoli ambienti secondo le esigenze e recuperando comunque calore nello scambio fra l'aria interna e l'aria esterna, in modo sempre di aumentare così l'efficienza di tutto l'impianto. Qui si ripropongono, come non si vede benissimo, purtroppo sono dettagli tecnici che è difficile rendere nelle immagini, comunque la differenziazione delle tipologie di terminali di emissione, quindi con l'utilizzo di soffitto radiante, con vettori anche aerotermi, e per finire
È stata predisposta questa ampia superficie a sud per permettere l'installazione di un impianto fotovoltaico di circa una potenza di circa 80 kW. È una grandissima cosa, questo perché l'impianto fotovoltaico dovrà soprattutto soddisfare i carichi elettrici dell'edificio, quindi si prevede anche l'utilizzo di batterie di accumulo, ma permetterà anche di alimentare la pompa di calore in modo proprio tale da avere assorbimenti minori possibili della rete elettrica e quindi avere questa efficienza complessiva dell'impianto. E chiude tutto quanto, c'era giusto un ricorso al recupero delle acque meteoriche, delle acque piovane, per proprio incrementare la sostenibilità complessiva dell'edificio. Si è previsto questo sistema, anche le acque meteoriche raccolte sulla copertura verranno poi immagazzinate in appositi accumuli sottoterra, riutilizzate sia per irrigazione ma anche per servizi interni quali scarichi di ABC e servizi di questo tipo. Io ripasso la parola alla professoressa Lucena. Io un'ultima parola per concludere con un ulteriore ringraziamento. Allora, come avete visto, siamo un gruppo interdisciplinare. L'altro motivo di orgoglio è che noi facciamo ricerca e facciamo ricerca applicata, quindi ognuno di noi nel proprio settore trova appunto applicazione specifica attraverso il progetto a quello che formula in termini di ipotesi anche teoriche e scientifiche. L'interdisciplinarità è un valore aggiunto che nei gruppi di ricerca sempre si ricerca, quindi per noi è veramente un motivo di grande piacere essere riusciti appunto con queste idee di trasferimento appunto di ricerca applicata a conseguire l'obiettivo che abbiamo conseguito, ripeto, anche grazie al territorio. Adesso abbiamo già avuto un magnifico primo incontro con la dirigente scolastica e quindi sarà da qui partirà anche la seconda fase del dialogo, perché è una scuola, io ho taciuto una serie di criteri che stanno alla base della forma per l'orientamento nord-sud, l'esigenza di contenere il consumo del suolo, tutta una serie di indicazioni di carattere tecnico che hanno ispirato anche le scelte architettoniche di fondo e che poi però, come avete visto, hanno dato la stura a tutta una serie di opportunità che poi hanno trovato applicazione nelle cose che hanno raccontato i nostri giovani. Quindi grazie ancora e cominciamo questa avventura insieme. È entusiasmante, veramente. Penso che i nostri ragazzi saranno fortunati a frequentare una scuola così, e altrettanto fortunati ci riteniamo pure noi docenti, tutti quanti, a poter insegnare in una scuola così. Il futuro è nelle nostre mani. Speriamo che le aule si riempiano di ragazzi, perché è quello il vero vulnus della nostra scuola, lo spopolamento, la demografia è quella che è, insomma. Però noi proponiamo cose buone e vediamo che la risposta ci sarà di sicuro. Io vorrei lasciare un attimo i saluti, perché è stata molto paziente, ha degli impegni, alla dottoressa Sacco, perché porta i saluti del GAL e dovrà anche lei parlare del futuro. Prego. Allora, innanzitutto grazie alla preside, condivido in pieno le parole che sono state espresse dal sindaco di Soveria Mannelli. Saluto e ringrazio tutte le istituzioni, perché la presenza delle istituzioni provinciali, regionali, ma anche del territorio non sono mai scontate, quindi grazie per la presenza, perché significa che c'è un grande interessamento a questa nostra area, un'area che io vivo e in qualità di direttore del GAL, quindi di questa agenzia di sviluppo del territorio, sento di dire innanzitutto di portare i saluti del presidente, che non è potuto venire oggi qui con dispiacere, perché lui tiene molto anche a quest'area, in quanto la sede del GAL è esattamente accanto alla scuola, quindi siamo vicini di casa. Per il momento ci siamo trasferiti, ma ritorneremo quindi ad essere vicini di casa. L'importanza del GAL nel territorio è quello di recepire quelle che sono le necessità appunto del territorio per poter portare avanti delle iniziative importanti. E allora un'iniziativa importante io la voglio dire, perché noi in realtà che cosa facciamo? Sosteniamo gli imprenditori agricoli e artigianali emanando dei bandi, bandi ai quali i beneficiari rispondono con dei progetti, poi ci sono le commissioni di valutazione e quindi l'erogazione dei fondi.
un bando che è presente sul nostro sito, chi lo vuole visitare www.galdeiduemari.it, è un bando sulle start-up. Che cosa sono queste start-up? Sono delle attività imprenditoriali che i ragazzi potranno portare avanti. Ci sono 25.000 euro che saranno date a fondo perduto, quindi i ragazzi avranno a disposizione questa somma per poter far crescere la loro idea imprenditoriale. È una cosa importante che è stata valutata anche in altri territori e ha portato dei risultati interessanti, e quindi lo stesso ha fatto il Gal dei Due Mari. Il bando è già in preinformazione per chi lo voglia andare a vedere, chi ha poi bisogno di di informazioni può recarsi nei nostri uffici, ci sono i numeri di telefono. Comunque noi siamo al momento sotto la piazza di Soveria Mannelli nelle officine della cultura, quindi provvisoriamente ci sta ospitando il comune di Soveria Mannelli. L'idea qual è? È quella di dare un'opportunità ai ragazzi anche per rimanere nel territorio, per vivere il territorio così come facciamo anche noi. Io sono di Carlopoli, quindi vivo il territorio, ho frequentato il liceo scientifico qui a Decollatura, ho frequentato l'università di Cosenza, quindi il mio motivo di orgoglio di essere rimasta qui, di rivestire oggi questo ruolo anche all'interno del mio territorio, un ruolo dirigenziale, mi permette di dire: abbiamo fatto bene a crederci nelle potenzialità del territorio, faremo ancora meglio, preside, a continuare a crederci, a dare a questi ragazzi la possibilità davvero di poter decidere di rimanere qui e di poter realizzare i loro sogni. Quindi grazie ancora. Allora, e dopo il futuro, in uno strano anacronismo, torniamo al passato. Allora, oggi ci onoriamo di ospitare i nostri ex studenti, i nostri ex dirigenti. Io vorrei prima dare la parola a una paziente, Anna Maria Caligiuri, che ci voleva illustrare un personaggio di cui il sindaco ci ha già accennato qualcosa. Così ci parla un pochino della scuola com'era, visto che abbiamo parlato della scuola come sarà. E poi salutiamo i miei colleghi e gli ex studenti che verranno a fare anche loro un breve saluto. Prego, Anna Maria. Grazie, dirigente scolastica. Per me è sempre preside, perché sono della vecchia scuola. Grazie per avermi voluto qui oggi. Grazie al nostro sindaco Michele Chiodo, che in questo momento è dovuto andare per un'urgenza, perché lui mi ha voluto qui appunto perché si facesse una memoria su chi ha fondato questa scuola. E la mia presenza qui quindi è per un duplice motivo, senz'altro anche perché sono stata insegnante in questa scuola, nell'Istituto Professionale per l'Agricoltura, dal 1975, non fate i conti sulla mia età, per tutta la mia carriera scolastica, ma soprattutto perché mi lega al fondatore di questa scuola un'appartenenza familiare, il preside Pietro Fabiano, che è quello che ha fondato l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, era il fratello di mia mamma. E oggi qui con noi abbiamo l'onore veramente di avere uno dei figli di Pietro Fabiano, l'ingegnere Sandro Fabiano, presente. Per fare la storia, vorrei dire una cosa prima di entrare nel merito. Saluto tutti i presenti, ma un saluto particolare veramente a tutti quegli ex alunni che io stamattina ho visto qua. Mi sono molto commossa a vederne alcuni che sono quasi vecchi come me e poi aver visto anche tanti ex colleghi con i quali abbiamo condiviso un periodo lavorativo veramente meraviglioso, perché Soveria, l'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Soveria è stato, finché ci sono stata io, dopo non lo so, è stato di accoglienza,
di grande creatività, di istruzione. Molti ragazzi si sono laureati dopo il diploma e hanno intrapreso sia la carriera sempre in ambito agrario o forestale, ma anche tanti, e questo me lo ritengo che sia un mio merito, tanti sono diventati buoni avvocati. E io ho insegnato materie giuridiche per tutto il mio periodo scolastico. Detto questo, voglio dire, prima di arrivare al punto della storia effettiva della scuola di Soveria, mi dovete consentire di fare un piccolo antefatto, un passo indietro nella storia. Chi era Pietro Fabiano? Il mio amatissimo zio, fratello della mamma, le nostre famiglie sono state sempre legatissime, anche quando abbiamo dovuto separarci, perché in un primo periodo abbiamo vissuto molto vicini. Io sono nata e cresciuta a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, pur essendo figlia di soveritani che se ne erano andati prima, insomma, nei primi del Novecento, erano andati via negli anni 40-30. E mio zio Pietro si trovava infatti per motivi di scuola, motivi scolastici, in Piemonte. Perché? Zio Pietro è figlio di madre vedova, mia nonna Anna Maria Sirianni, appartenente alla grande famiglia di Soveria dei Giacchini, cosiddetti per il capostipite che portava questo nome, è rimasta vedova di guerra, in quanto sposa fresca si vede portare via questo marito bellissimo che era emigrato negli States, negli Stati Uniti, per fare fortuna, e fortuna l'aveva fatta nonno Luigi. Però il destino tante volte cuce per noi dei vestiti che non prevediamo. Scoppia la Prima Guerra Mondiale e il nonno parte con la paura tremenda, mi raccontava la nonna, di morire in trincea. Ma non muore in trincea, il nonno se la fa tutta la guerra in trincea e torna vivo da questa guerra, però purtroppo contrae quella terribile malattia della spagnola, quindi non fa nemmeno tempo a tornare a casa, ma rimane, viene colpito, muore a Piacenza, nell'ospedale militare di Piacenza, dove viene sepolto nel cimitero monumentale sempre di Piacenza. La nonna, che aveva già avuto il primo figlio durante le licenze, il nonno tornava a casa e quindi è nato il primo figlio, zio Pietro, nel 1916, e postuma alla sua morte è nata mia mamma, perché quando lui è morto mia mamma era incinta, mia nonna era incinta di mia mamma di 6 mesi, quindi mamma non ha mai avuto la gioia di conoscere questo padre. Zio Pietro, quindi figlio di una madre vedova, va a studiare subito dopo il diploma, nonostante gli si dicesse alla nonna, ma non lo fare studiare, mandalo a lavorare, sei vedova, hai bisogno di sostentamento. Ma lui aveva una grande forza di carattere, quindi va a studiare, a prendersi la licenza di avviamento professionale nel collegio per orfani di Palmi. Non contento di questo, si diploma all'Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro. Non contento di questo, si laurea alla Facoltà di Agraria a Portici, a Napoli. E mentre lui frequenta l'università, questo è importante, sapete, un po' perché si deve conoscere il carattere di questa persona, di questa figura che non deve essere dimenticata. E quindi ringrazio veramente chi oggi ha voluto che io ne parlassi. Non deve essere dimenticata perché le memorie sono molto importanti. Noi, specialmente chi come me è diventato nonno, abbiamo il dovere di raccontare le nostre memorie prima ai nostri figli, poi le dobbiamo raccontare ai nostri nipoti. Voi, cari ragazzi, dovete sapere quello che è stato del vostro passato, perché avete poi voi, a vostra volta, avrete l'obbligo di depositare le vostre memorie delle menti dei vostri figli e dei vostri nipoti. Quindi è importante sapere queste cose, perché non basta che ci sia quella targa là fuori che dice Piazzale Pietro Fabiano. Non è sufficiente, perché i ragazzi dell'istituto professionale qua a Soveria, ma anche ancora meno quelli del liceo, non sanno chi era Pietro Fabiano. Quindi Pietro Fabiano è arrivato a laurearsi, mentre faceva l'università, dicevo, vince un concorso nazionale per direttore di scuole a indirizzo di avviamento professionale, col suo diploma. Quindi non solo si continua a mantenere gli studi, ma finita la laurea lui ha già il lavoro,
perché aveva già cominciato a lavorare come direttore, e quindi ecco perché era a Torino Dio Pietro, perché era l'unico, uno dei pochi, non l'unico, mi correggo, uno dei pochi ad essere titolato, ad avere il titolo idoneo per creare gli istituti ad indirizzo agrario. Quindi il Ministero della Pubblica Istruzione lo manda a in provincia di Torino, nella bella città di Caluso, e per un anno gli dice: vai e metti a frutto la tua esperienza, le tue capacità, che lui intanto si era fatto come direttore, e crea una scuola agraria a Caluso. Zio Pietro va, crea la scuola agraria, ne fa uno splendore, tanto splendido, tanta splendida diventa, che negli anni a venire suscita l'interesse della, e la curiosità del Presidente della Repubblica, allora Saragat, che va a visitarla. E non solo questa, anche la scuola di Sibari, quando poi verrà in Calabria, tornerà in Calabria, andrà a visitare il Presidente Saragat, incuriosito da tanto lavoro che lui riuscirà a fare. Quindi va, crea questa scuola, ma non ci sta un anno solo, ci sta ben 9 anni, quindi semina veramente tanto, e istituisce corsi di enologia, corsi di meccanica agraria, corsi per trattoristi, si interessa di viticoltura. A un certo punto, dopo 9 anni, quindi siamo nel 1956, le date sono importanti, Pietro Fabiano viene di nuovo chiamato dal Ministero della Pubblica Istruzione, che gli dice: torna in Calabria, fai in Calabria quello che hai fatto in Piemonte, però in tutta la Calabria, in tutta la regione. Quindi zio Pietro deve creare istituti, e ne avrà la reggenza di tutti gli istituti agrari che lui creerà in brevissimo tempo in tutta la Calabria. Provincia di Reggio crea 2 istituti, nella provincia di Catanzaro ne crea 11, nella provincia di Cosenza ne crea 12. Quindi brevissimo tempo, e arriviamo al 1960, vado veloce, arriviamo al 1960, perché lui, come torna in Calabria con amarezza, perché lascia un ambiente in cui aveva creato tanto, dolenza perché si allontana dall'amatissima sorella mia mamma, noi cugini abbiamo vissuto in quel periodo, un meraviglioso periodo di infanzia, perché eravamo spesso insieme. Però era talmente grande la gioia di tornare al suo paese, nella sua regione, per lavorare per la sua terra. Quindi nel giro di poco tempo crea ben 25 istituti agrari, uno dei quali è l'Istituto Agrario di Soveria Mannelli. Siamo nel 1960, quindi nasce la Scuola Agraria di Soveria con un solo biennio, che sforna esperti, con una qualifica di esperto. Ma piano piano la scuola cresce, perché nonostante gli dica poi nel 1961, quindi sempre il ministro della pubblica istruzione gli dica: tu adesso devi lasciare la provincia di Reggio e la provincia di Catanzaro e te ne vai alla provincia di Cosenza, dove lui poi è andato ed è rimasto sempre, ha fondato quella famosa scuola agraria di Rende, che è diventata una città nella città e un modello da seguire, dove andavano a visitarla dappertutto, da tutta Italia, anche dall'estero. A Soveria fonda quindi questa scuola agraria, però nel 1961 appunto lui se ne va, ma non la dimentica, non la lascia, perché lui a Soveria ha tenuto sempre questa scuola sotto controllo, anche perché è diventata sede coordinata dell'Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro, e il preside del tempo era il preside Giordano, e lui con questo preside aveva un grande, grande legame, per cui ha continuato zio Pietro a interessarsi di questa scuola di Soveria. Pensate, ha creato subito il caseificio, il convitto maschile, forniva gli studenti che dovevano andare a lavorare nell'azienda di tutta l'attrezzatura necessaria, stivali, guanti, attrezzatura necessaria. E non solo, questo ve lo voglio dire perché è una chicca, si è inventato anche un'altra cosa. Proprio per, come diceva qualcuno poco fa, non so se l'ingegnere o la preside, qualcuno l'ha detto, bisogna fare di tutto per incrementare il territorio e per far sì che gli studenti vengano, i ragazzi decidano di scegliere questa strada, perché questo è il nostro territorio, non è territorio da industrie, da industriali, industrie, piccole industrie sì, ok, ma sempre in ambito agrario.
si inventa una cosa. Cosa posso fare per far sì che i ragazzi vengano anche da lontano a scuola Soveria? Non basta il convitto per gli studenti provenienti dalla Sila, dalla lontana Sila, ma per i ragazzi che stavano nel territorio vicino ci voleva qualche cosa. Si inventa la bicicletta. Acquista biciclette. Sì, quindi fornisce gli studenti iscritti in questa scuola di una bicicletta ciascuno, con un semplice contratto di comodato d'uso, per cui lo studente che si iscriveva nell'istituto agrario veniva dotato, che veniva ovviamente anche da Colla, da Pirillo, cioè le frazioni di Soveria, lo fornisce di una bicicletta che sarà sua per tutto il periodo dell'anno scolastico, dopodiché lo studente lascia la bicicletta a scuola e l'anno prossimo poi, se torna, la riavrà. Questa è stata veramente un'innovazione, a me consta personalmente, perché dato che io abitavo a Novi Ligure con i miei familiari, Novi è la città non solo del cioccolato che vedete reclamizzato in televisione, ma anche dei campionissimi, quindi c'erano tantissime aziende, Fausto Coppi, Costante Girardengo, e c'erano tantissime fabbriche produttrici di biciclette. Quindi con mio papà, zio Pietro disse: ti do questo incarico, trovami la fabbrica più conveniente che mi possa dare delle biciclette robuste e buone a un prezzo più favorevole. Papà si mette a caccia e quindi risolve questo problema, e zio Pietro acquista queste biciclette per gli studenti della scuola di Soveria. Durante tutto questo periodo in cui la scuola resta come sede coordinata di Catanzaro, lui la segue sempre, non se ne distacca mai, e la maggior parte dei presidi che si sono avvicendati dopo che la scuola raggiunge l'autonomia hanno collaborato, la maggior parte ha collaborato con zio Pietro, ne ha portato avanti il disegno. Quindi tra il 1970 e il 72 riceve l'autonomia la scuola sotto il ministro della pubblica istruzione che c'era allora, a Bodrato, quindi diciamo si può identificare così, per cui oggi non è un cinquantesimo anniversario. Se vogliamo parlare di quando è nata, nel 1960, è un 63esimo anniversario, altrimenti andiamo a un 52esimo sicuramente, o un 53esimo. Che cosa devo dire? Fatemi guardare. Ah sì, dei presidi che si sono avvicendati. Io sapevo che avrebbe dovuto venire anche oggi per dire queste notizie del dopo autonomia, doveva venire un mio collega che è stato vicepreside per tanti anni in questa scuola, il professore Salvatore Mastroianni. Non c'è, io spero di ricordarli tutti, vi prego di aiutarmi se qualcuno mi vuole suggerire, se dimentico qualcuno. Il primo che io ho trovato quando sono arrivata nel 1975-76 era il preside Mauro, subito dopo c'è stato il preside Costantino, sempre di Catanzaro, poi abbiamo avuto, non so nell'ordine preciso perché la memoria mi inganna, io non ho fatto la ricerca, non sapendo di doverlo dire io, abbiamo avuto il preside Paolino Adamo, il preside Sirianni che è di Soveria e tra l'altro appartiene anche alla nostra famiglia dei Giacchini di cui parlavo prima. Poi c'è stato il preside Teti, il preside Taccone e poi abbiamo avuto il preside Rizzitano, Pino Rizzitano, un grande. Adamo l'ho citato, mio marito mi suggerisce, ma l'ho citato, il preside Paolino Adamo, l'ho detto prima. E il preside Pino Rizzitano che è stato un altro grande. Pensate che è lui che ha voluto la serra di computerizzata e il laboratorio di micropropagazione. Sono state due cose di eccellenza, di grande eccellenza. Purtroppo poi le leggi sono cambiate, voi lo sapete, con la razionalizzazione e non solo gli ospedali sono stati accorpati, ma anche le scuole, quindi poi non sempre c'è stata una continuazione verso gli interessi dell'Istituto Professionale Agrario, ma non è una critica che sto facendo, perché mi metto anche nei panni dei presidi che si sono succeduti allora, qui. Al tempo per fare il preside di una scuola agraria ci voleva un laureato in discipline agrarie.
Non potevo diventare io preside perché non avevo la laurea adatta. Poi con l'accorpamento il preside è stato un preside di un'altra laurea, quindi non avevano contezza e informazione di come si doveva condurre questo tipo di scuola. Quindi non è una critica che sto facendo assolutamente. Quindi dopo ci sono state, vi prego di scusarmi, dopo Pino Rizzitano, mi dispiace tantissimo quando ha appreso della sua morte, è stato un grande veramente perché ha creato delle cose all'avanguardia. Abbiamo avuto la preside De Sarro, la preside Maglie, due donne con le quali abbiamo lavorato molto bene. Poi non ricordo ancora, ci deve essere stato qualcun altro, ma perché io per 2 o 3 anni ho dovuto poi andare via dalla scuola per seguire la mia carriera scolastica normale. E poi c'è stato il preside Caligiuri, Antonio, e poi Comerci, prima. Ah, prima Nicole, prima è stato tuo papà? Prima di Caligiuri? Io ero convinto che papà fosse stato l'ultimo, allora la mia memoria mi inganna. Quindi prima c'è stato papà e dopo è venuto, scusatemi, mi sto rivolgendo al figlio del preside Comerci, Giulio, il professore preside anche lui oggi, Giulio Comerci, e quindi vi chiedo scusa di questa defiance, ma non... E invecchiando la memoria fa un po' cilecca, e io i miei annetti ce li ho. E quindi questi sono stati tutti i presidi, ognuno ha avuto le sue particolarità. Preside Gallo, Mario, ma Mario è stato vicepreside al liceo e quindi anche scusa, dopo che sono andata in pensione io forse, sì, ecco, quindi vedete che c'era, come mai non c'è oggi allora? Il buon Mario Gallo, infatti anche Mario Gallo è stato un grande al liceo. Io spero di non aver dimenticato nessuno, se questo è stato non è stato per mia volontà. E, certo, avendo ascoltato quello che è stato illustrato poco fa del futuro della scuola, questo progetto veramente che si può dire una magnificenza veramente, se si avvererà sarà una cosa spettacolare e soprattutto un plauso ai ragazzi, questi giovani che stanno portando avanti con grande speranza, grande volontà. Vedere queste cose del futuro e pensare al passato, a quando mio zio Pietro, giovane, ma con tanta grinta, con tanta volontà, che ha voluto continuare gli studi con tutte le difficoltà che c'erano state nel passato, la nonna essendo vedova, aveva dei fratelli che stavano bene, perché ho detto la famiglia dei Giacchini stavano tutti bene, i fratelli erano tutti piccoli imprenditori, però la nonna non è andata avanti da sola, la nonna era una abilissima tessitrice, la nonna si è inventata, faceva l'affittacamere, affittava camere della sua grande casa che era rimasta purtroppo vuota con lei e i figli piccoli, per tutti gli ingegneri, geometri, tecnici che venivano a lavorare in quegli anni nella costruzione della Calabro Lucana. Quindi nonna faceva l'affittacamere, cucinava i pasti, non basta, ma si era inventata anche il parcheggio degli animali che andavano, cavalli o similari, dei loro proprietari quando venivano al mercato a Soveria, perché c'è sempre stato il mercatino domenicale. Quindi vedere queste due cose a raffronto fa senz'altro impressione, ancora di più incrementa la grandezza di quest'uomo, Pietro Fabiano, a cui spero venga tributato quello che merita e non solo una targa sulla strada. Vi ringrazio. La linea di continuità c'è, perché le persone che lavorano per il futuro ci sono state prima, spero ci siano sempre persone che lavorano e costruiscono il futuro migliore per i nostri ragazzi. Io vorrei lasciare adesso, innanzitutto, salutare la nostra presidente del Consiglio d'Istituto, che qui investe anche di volontaria medico. E se vuole fare un attimo i saluti, presidente, dottoressa Flock. Perché oggi ci ha dato anche la sua disponibilità come professionista, avevamo bisogno di qualcuno, è un punto di riferimento costante, sempre molto disponibile. Prego.
Buongiorno, un saluto veloce perché insomma, la mattinata è stata già molto densa e di cose molto importanti. Sono contenta di vedere il progetto, cioè non ci ho capito molto, però bellissima questa cosa e quindi spero che veramente il territorio si mobilizzi verso le nostre di scuole, perché questa emigrazione anche scolastica, anche fuori regione, sono contenta di vedere una docente dell'Unical, perché io ho studiato qua in Calabria, a Catanzaro, ne sono fiera, perché è importante veramente che i professionisti si formino qui, ma che restino qui, perché non è vero che per forza i cervelli devono fuggire, i cervelli possono rimanere, devono rimanere, se hanno il coraggio di farlo. E infatti ragazzi, bravi, avete fatto benissimo. Per il resto è un'iniziativa veramente molto bella, auguro a tutti una prosecuzione della giornata, perché mi si presenta anche molto interessante, vedo ragazze vestite già per esibirsi, sperando che il tempo mantenga. Di nuovo buona giornata a tutti e grazie preside, sempre giù. Allora, diamo la parola agli ex studenti, poi magari qualche studente che voglia intervenire, magari nuovo, perché qua mi trovo un signor Nero Serafino, rappresentante di istituto, prego, poi ci dice in che anno? Ce lo dice? Meglio di no, vabbè. Perché onestamente non lo ricordo, però ricordo il preside Fabiano, che è stato mio preside, quindi ricordo Pietro per la sua umanità, perché vorrevo ricordare che questa scuola era la scuola dei ragazzi con le famiglie che erano contadini, muratori, artigiani. Non era certo questa la scuola delle famiglie più benestanti, parliamoci chiaro. Quindi è nata così, è nata con la qualifica, con i primi anni. Io sono arrivato a saltare un anno per poter poi fare il terzo qui all'istituto professionale e quindi essere tra i primi diplomati di questo istituto. Guardate, nelle orecchie io sento le parole di Giovanni, di Pietro, che erano i due bidelli che la mattina ci accoglievano. Giovanni, che aveva pure il figlio Gasperino, guardia qui a Soveria Mannelli, che trattava noi come trattava lui, calci nel sedere e schiaffi sul cozzetto, come si suol dire, ma lo faceva in modo benevolo. E questo ci è servito. Un giovanissimo professore Pate, io mi dispiace, non li vedo oggi, la cosa mi dispiace tantissimo. Professore Colubriale, la compianta professoressa Romeo, il professore Bicci, e la professoressa d'inglese Gabriella, ci sono tutte. Cioè, voglio dire, tutto quel gruppo di persone che, al di là dei presidi che si sono succeduti, loro c'erano e hanno fatto sì che questa scuola, grazie a loro, arrivasse fino ad oggi. Quindi il mio intervento è soprattutto un intervento per ricordare, per raccontare, ma soprattutto per ringraziare queste persone, perché senza di loro io, soprattutto un gruppo di giovani come me, che oramai parla non ai colleghi né ai figli di colleghi, ma oggi sto parlando ai nipoti delle persone che erano con me, perché ne trovo mio nipote è al liceo, però voglio dire è un nipote, quindi voglio dire stiamo parlando già della terza generazione che si è succeduta. Oggi questa scuola è cambiata tantissimo e cambierà ancora di più. E la cosa, guardate, pensare che questa scuola, quando sono arrivato già all'istituto nuovo
quello che dovrà essere demolito. Ma prima ancora di quello era l'altro istituto, quello più antico ancora, quello lì sopra, dove abita la professoressa. Ricordatevi, quindi voglio dire, pensare che già adesso considerate vecchio quello è inadeguato. Io voglio dire, vuol dire che ho fatto un pezzo di storia pure io, quindi io vorrei ringraziare tutti voi e dire grazie ai presidi, ma grazie ai professori che ci hanno dato questa opportunità, a me hanno dato questa opportunità di essere poi padre, nonno, ed aver vissuto una vita che è stata forse più agiata di tantissime altre persone. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie per la testimonianza. Allora, vi racconto un aneddoto. Qualche giorno fa è arrivata una telefonata a scuola. Dice, io vorrei tanto partecipare, vorrei dire una cosa nella manifestazione. Io sono solo un ex studente, posso venire? Ho detto, come no? E il signor Paone, prego. Allora, ringrazio qui la dirigente scolastica che ha accolto la mia richiesta, ma dico che c'è di più, nel senso che io sono stato il rappresentante ufficiale dell'istituto, nel senso che i decreti delegati che si sono stati istituiti nel periodo in cui c'eravamo noi, e quindi sono stato, diciamo, il primo rappresentante assieme a Falbo e a un'altra signora Cosentino, partecipare pure alla giunta esecutiva sempre in merito ai decreti delegati, quindi all'interno della scuola. Detto questo qui, io voglio dire una cosa esperienziale mia personale, nel senso che questa scuola ci ha dato una grande opportunità, direi un'opportunità unica nelle persone di questo territorio, perché la situazione economica, sociale della zona le conosciamo tutte di questi comuni, per cui sono stati reclutati, perché allora si chiamava reclutamento. Il mio caso sono venuto qui attraverso un reclutamento che è passato attraverso la chiesa di Tiriolo, che sono di Tiriolo. Sì, il parroco di Tiriolo ha detto, vedete che c'è sto portale. Siccome era uno studente difficile, perché io ho perso 2 anni alle scuole medie e 1 anno alla scuola superiore a Catanzaro, allora dice, a un certo punto non sapevo se andare a lavorare oppure scegliere la scuola. Dice mio padre, dice, proviamo sta storia qua, dice, vediamo come va a finire. Insomma, per intenderci, poi sono venuto qui ed è stata una rivoluzione copernicana, nel senso che non solo per me. C'è stata un'accoglienza da parte dell'ambiente, costituito, come diceva già l'amico Serafino, c'è stata un'accoglienza dai guardiani, cioè da quello che era nella stalla, che avevano un rapporto di amicizia, sia ai bidelli, sia ai docenti, sia ai presidi, viceprese. Era un ambiente veramente di tipo umano, di enorme valore, per cui queste persone che siamo usciti da qui, anche coloro che non sono usciti, che hanno fatto tantissimi, c'era una selezione fortissima. Cioè, per cui se andate a vedere negli annali della scuola, per dire, dal passaggio dal primo al secondo c'era un abbandono grosso, perché era una cosa seria, cosa che invece uno potrebbe dire è la scuola dei ciucci, come la chiamavano una volta. Cioè, bisogna dire la verità, era considerata una scuola di secondario livello, invece è stata una scuola di primarissimo livello, perché ci ha arricchiti dal punto di vista umano in maniera preponderante, diciamo. E poi sappiamo, quindi c'erano i pullman che viaggiavano, che portavano gli allievi a casa, c'era il convitto dove studiavamo e si giocava pure, quindi è un'esperienza veramente, veramente unica. Mi auguro che si prosegua qui, anche perché le cose sono estremamente cambiate, per cui la situazione economica e sociale sono cambiate. Peccato che c'è questo impoverimento dei territori nostri, che è impoverimento anche dal punto di vista delle persone, anagrafico, diciamo, oltre che anagrafico, cioè che ci sono sempre più persone, esattamente. Quindi c'è l'abbandono dei nostri territori, una parte per l'emigrazione, una parte per la natalità, e quindi le dinamiche sono completamente diverse. E soprattutto vorrei dire una cosa.
che io vedo qui la presenza degli studenti di là, però diciamo nell'uditorio non c'è nessuno studente, peccato, è compito, vabbè qualcuno c'è, vabbè, però forse è l'energia che deve pure circolare, cioè perché a volte l'energia circola anche se magari non c'è la presenza fisica, però c'è un ascolto che non è solo quello delle orecchie, ma anche altri tipi di ascolto ci sono, per cui è molto importante questo qui, perché non ci dobbiamo affidare solamente al web e all'informatica, perché se noi pigliamo dall'esterno nozioni sempre dall'esterno, c'è un impoverimento nostro, perché i nostri neuroni non sono più abituati a ragionare in un certo modo, quindi l'attenzione dei dirigenti scolastici, della classe insegnante e non solo, di tutti direi, qui non ci sono né prima né dopo, perché nella fisica quantistica il tempo non esiste, cioè siamo presenti in questo momento, presente c'è il passato e c'è il futuro, e quindi e questa è una cosa estremamente importante, quindi questo voglio dire, di stare attenti, soprattutto voi altri docenti e dirigenti, attenzionati verso questo aspetto qui, cioè perché sempre di più il web, l'informatica, ci nutriamo di queste robe qui, questa roba sempre mani come si suol dire, e invece si perde il resto, non solo si perde il resto, quanto non si è abituati, non si è allenati più, è come una persona che sta immobile a una sedia a rotelle e poi si pretende di farlo muovere, quindi facciamo muovere le teste e le connessioni neurologiche a sti giovani e non i mouse. Quindi poi una cosa dal punto di vista dell'architettonico. Cioè, vi volevo dire, non è previsto il piano interrato, non sono previsti dei piani interrati sottoterra, diciamo, perché si potrebbe, siccome per esperienza io ho lavorato in Regione Calabria per tantissimi anni e c'erano problemi di spazi, eccetera, a volte uno spazio interrato sono spazi utilissimi che possono essere utilizzati per diversi modi. Quindi se lo so, però. Cioè, per dire ad esempio il parcheggio delle macchine, ma non lo so tecnicamente se è possibile, però c'è un pensiero, fateglielo su sta cosa qui, perché sono spazi che si possono comunque che non fanno parte, non occupano territorio, diciamo, però nello stesso tempo sono utili alla struttura e alla comunità, insomma. Ma io vi ringrazio dirigente per aver accolto sta richiesta perché allora questa iniziativa qui, dirigente, è stata un'iniziativa encomiabile, perché ci ha dato questa opportunità e l'opportunità a lei pure di farsi, esatto, quindi speriamo bene, speriamo di poter fare altre cose. Grazie mille, bene. Grazie. Allora, passaggio di consegne, uno dei primi rappresentanti di classe, di istituto, io voglio che salutino i ragazzi, non voglio chiudere io l'intervento. Prima però voglio ringraziare l'Istituto Comprensivo di Soveria, perché hanno partecipato con estrema diligenza ad un concorso indetto per le scuole medie, hanno realizzato i loro disegni che purtroppo sono coperti dallo schermo, però niente di che, perché noi faremo un bellissimo calendario scolastico che distribuiremo l'anno prossimo e tutti i disegni che hanno realizzato i ragazzi della scuola media saranno protagonisti delle pagine del calendario. Allora io lascio la parola ai ragazzi, vi ringrazio per tutta la vostra pazienza assoluta e non finisce qui, non è una minaccia, è una promessa. Va bene? Posso ringraziare il professore Tommaso che ci ha passato le notti a questa manifestazione. Grazie Tommaso, grazie mille. Però, Giuseppe. Allora, io voglio ringraziare tutti, davvero tutti, per essere intervenuti oggi. E in quanto rappresentante degli studenti parlo a nome di tutti, ecco. E noi siamo veramente tutti contenti e orgogliosi di far parte di questa che è un'eccellenza e lo sarà ancora di più quando poi la scuola verrà ricostruita, insomma, col nuovo progetto. E speriamo tutti veramente che il corso cambi e che quindi la scuola ritorni a essere piena di studenti come l'abbiamo vista. Io quando ero in primo è stato uno degli ultimi anni, insomma, quando c'erano
un sacco di studenti, parlo per il liceo ovviamente perché io studio al liceo, però in generale in tutti gli istituti del nostro, della nostra scuola si riscontra questo problema. Quindi speriamo che questo nuovo corso anche dell'agraria possa essere il rilancio della nostra scuola, ecco, perché penso che sia fondamentale rilanciarla, ecco, perché può sembrare una cosa banale ma non lo è affatto, ecco. E quindi io voglio ringraziare tutti voi per essere intervenuti, perché a nome degli studenti questa è stata una cosa, per noi, secondo me è stata una manifestazione, o anche domani lo sarà ovviamente, fondamentale anche per il nostro territorio. Vi ringrazio veramente tanto, grazie.